Allora, oggi facciamo un esercizio sulla modellazione dei casi d'uso, anche un po' in preparazione al laboratorio di oggi pomeriggio che sarà, inizierà a essere sui casi d'uso, anche se nel laboratorio di oggi non vi si chiede ancora di fare la narrativa completa, ma solamente il diagramma e il brief. Per farlo portiamo avanti, diciamo, il secondo esercizio che ci stiamo giocando, no, come esempio durante le varie lezioni, che è quello del car sharing, no? Del Uber. E qui eravamo arrivati insieme a fare il modello concettuale e essenzialmente i modelli di processo. Ricordate, avevamo un modello di processo che gestiva il processo di trasporto, c'era un processo di pagamento, un processo di aggiornamento della disponibilità dei guidatori, se riesco ad aprirlo, e un processo piccolo sulla valutazione, che in realtà non avevamo dettagliato più di tanto perché era un po' al di fuori dell'ambito dell'esercizio. Fino a qui abbiamo, concentriamoci su quello di trasporto inizialmente, che è quello più ricco, abbiamo ragionato su quali sono le operazioni che si devono compiere nelle varie fasi del processo, chi le deve compiere e quali siano le dipendenze logiche tra di esse, no? Le varie frecce che ci dicono: guarda che questo non lo puoi iniziare, non ha senso iniziare a farlo se non hai prima completato l'altra azione, mentre le azioni che sono in processi diversi possono andare avanti indipendentemente. Adesso cominciamo ad occuparci, no, di casi d'uso. Prendiamo una vista, un punto di vista un pochino più concreto, un punto di vista un pochino più concreto, mettendoci dal punto di vista degli utenti. Di questi processi, di queste varie azioni che vengono compiute, gli utenti cosa vedono? Cosa possono fare? Quali obiettivi possono raggiungere? E nel momento stesso in cui dico gli utenti cosa possono fare, praticamente la colonna sistema o sistema informativo diventa irrilevante. Dobbiamo sempre capire cosa fa il sistema, ma tutte queste azioni, abbiamo detto, le mettiamo nella colonna sistema solamente quando non c'è nessun coinvolgimento, nessuna interazione con nessun utente. Altrimenti tutte le azioni che coinvolgono in qualche modo gli utenti le mettiamo in una colonna relativa al tipo di utente coinvolto, che ovviamente il sistema informativo ci sarà sempre. Quindi possiamo immaginarci, andiamo top down, partendo dal sistema in generale, chiediamoci quali sono gli attori di questo sistema e quali sono, se vogliamo, le macro aree di funzionalità che il sistema offre. E questo ci porterà a costruire i casi d'uso a livello summary. E poi eventualmente, per i casi d'uso a livello summary più significativi, dovremo costruire dei casi d'uso più dettagliati a livello di user goal, quando ve ne sia più di uno. Quindi, come già avevamo iniziato a fare la volta scorsa, iniziamo a lavorare su un caso d'uso, su un diagramma dei casi d'uso. Quindi chiamiamolo summary level. Qua. Caso d'uso a livello di sommario. Allora, la domanda prima che ci dobbiamo porre è: quali sono gli attori del sistema? Gli attori del sistema in qualche modo sono imparentati con le colonne dell'activity diagram, nel caso in cui usiamo le corsie, le swim lane,
oppure con i soggetti dell'azione. Il punto di vista è leggermente diverso, però, nel senso che qua lo chiamavamo il responsabile, no? Che era, diciamo così, l'ente o la persona o il gruppo che doveva assicurarsi che questa operazione venisse svolta. Nel caso dei diciamo, nel diagramma dei casi d'uso, la visione che prendiamo ancora una volta è più concreta, andiamo a prendere proprio la singola persona che svolge l'azione, quindi lo chiamiamo l'attore. Molto spesso l'attore coincide con il responsabile, ma in alcuni casi potrebbe non esserlo. Magari è responsabile un certo ufficio, ma poi l'attore è il capo ufficio, che è una persona fisica ben precisa che ha certe credenziali all'interno di quella struttura organizzativa. Quindi si scende proprio, poiché stiamo parlando di interazione, l'interazione non viene fatta dagli enti, viene fatta dalle persone. Quindi in questo caso ci sono due attori che sono sicuramente presenti, che sono il, l'avevamo chiamato guidatore se non sbaglio, e poi l'avevamo chiamato il scusate, qui c'è sempre il solito attore guidatore, e l'altro attore è il passeggero. Io li chiamo act qualche cosa perché, per non confondere il nome dell'attore con il nome della classe che rappresenta le informazioni sul guidatore, le informazioni sul passeggero. Vediamo se sto zoomare un pochino questo disegno. Ok? Sicuramente ci sono costoro. C'è qualche cos'altro? Beh, andiamo a dare un'occhiata, visto che abbiamo già fatto, siamo già arrivati a un passaggio in cui abbiamo fatto un modello di processo. Andiamo a ripassare nelle varie azioni del modello di processo se queste azioni possono essere tutte compiute o dal guidatore o dal passeggero, e se no invece vuol dire che abbiamo scoperto che ci saranno altri attori coinvolti. Quindi la parte di trasporto, chi fa la richiesta sarà il passeggero, calcola il costo, trova, queste sono tutte azioni automatiche quindi non c'è nessuno coinvolto, il passeggero può ricevere un rifiuto, poi abbiamo invece un guidatore che riceve una richiesta, può accettarla, rifiutarla, però stiamo sempre parlando del guidatore e del passeggero, non ci sono qua altri tipi di figure che possono coinvolgere. La conferma, la ricevuta, la valutazione del viaggio, il sistema fa dei calcoli e addebita. Quindi per questo processo non abbiamo bisogno d'altro. Per il processo di pagamento, qui ci accorgiamo forse di un piccolo errore che avevamo fatto in questo diagramma di processo. Ci siamo dimenticati di mettere il soggetto di questa azione. Chi è che paga il guidatore? Questa è un'azione automatica in cui il sistema, al termine del trasporto, automaticamente addebitava la carta di credito del passeggero, ma non accreditava immediatamente il guidatore. L'accredito del guidatore veniva messo insieme e a fine mese invece veniva erogato. Quindi questa è un'altra attività automatica, non l'avevamo scritto. Quindi diciamo che il sistema paga il guidatore. Quindi questo processo è un processo che deve avvenire, ma avviene senza l'intervento di un utente. Il 31 del mese o il primo del mese dopo ci sarà un'attività automatica all'interno del sistema informativo che fa partire i bonifici. Questo è il tipico esempio di un requisito funzionale, anche forte, anche importante, cioè il sistema deve pagare i guidatori, per il quale però non riusciamo a costruire un caso d'uso. Quando abbiamo cominciato a parlare di casi d'uso abbiamo detto sono belli, sono carini, sono facili da capire, sono molto comunicativi, ma sono limitati a quelle funzionalità del sistema informativo che interagiscono con l'utente.
che non copre, il che non copre il 100% dei requisiti funzionali. Ci sono cose che il sistema deve fare, e deve fare vuol dire che è un requisito funzionale, ma li fa da solo, li fa senza l'intervento dell'utente. Ad esempio questo. Un'azione che deve essere fatta e non la posso descrivere come requisito, come caso d'uso, perché non c'è un'interazione tra nessuno e nessun altro. Cioè, se l'interazione c'è, eventualmente tra il sistema informativo Tuber e quello della carta di credito o delle banche. Quindi se mi interessasse eventualmente dettagliarlo, questa potrebbe essere un'attività complessa che poi si svolge tramite scambio di segnali con sistemi informativi esterni. Ma tutte queste sono interazioni tra sistemi, li modelliamo come scambi di segnali e dal punto di vista dei casi d'uso non si vedono, non si modellano. L'attore è sempre una persona, un umano, non è mai un altro sistema informativo, perlomeno nell'approccio di modellazione che abbiamo preso qua. Quindi in questo caso ci stavamo chiedendo, abbiamo dimenticato degli attori? Beh, da qua non ne troviamo nessuno di nuovo. Poi c'era l'altro caso d'uso, processino, in cui il guidatore in ogni momento poteva aggiornare la propria disponibilità, ma il soggetto è sempre il guidatore, quindi sarà lui come attore. E poi c'è un altro processo in cui il sistema calcola le statistiche periodicamente, non si capisce, non avevamo dettagliato con che frequenza questo token viene attivato, se su richiesta di un gestore o periodicamente da solo. E poi invece c'è un'altra attività, un'altra azione, scusate, che nella quale un gestore decide di eventualmente di espellere i guidatori perché non hanno avuto, sulla base delle statistiche, non hanno avuto sufficiente gradimento. Allora qui abbiamo questa figura nuova di questo gestore. È un po' borderline nel tipo di esercizio che avevamo fatto, ma è citata e quindi tanto vale rappresentarla. Quindi a livello summary dobbiamo prevedere di aggiungere un terzo attore come minimo che rappresenti il gestore. Questi sono i nostri tre attori. Poi ci possiamo chiedere, sono attori indipendenti oppure esistono delle relazioni tra di loro? Tipicamente relazioni di tipo ereditarietà. Cioè, possiamo dire che un passeggero è un tipo particolare di guidatore o viceversa? Beh no. Oppure entrambi passeggero e guidatore sono tipi di un'altra categoria di utenti più generale, e grazie all'appartenenza a questa categoria più generale condividono tante cose. Non mi pare, no? Non stiamo dicendo che condividono tante cose dal punto di vista delle informazioni. Uno potrebbe dire, ma guarda che utente e guidatore hanno tutti il login, il nome, il cognome, le informazioni, anagrafiche, la carta di credito, sono tutte informazioni comuni, quindi potremmo pensare a un attore, no, che metta a fattor comune queste informazioni. Sì, ma no. Cioè, è giusto il ragionamento, ma non va fatto su questo diagramma. Se io sto dicendo che attori diversi sono rappresentati da informazioni che sono in buona parte comuni, questa frase la devo dire davanti a questo diagramma, al diagramma delle classi. E dico, le informazioni che mi servono per rappresentare il guidatore, le informazioni che mi servono per rappresentare il passeggero, sono entrambi una specializzazione, un caso particolare, di un insieme di informazioni più generico che serve a rappresentare, diciamo, gli utenti del sistema. Allora a quel punto potrei prendere guidatore e passeggero come classi e farli discendere da un'unica superclasse utente,
e all'interno di quella classe utente ci vado a mettere, guarda caso, il nome, eventualmente la carta di credito e qualcos'altro. Non l'avevamo fatto perché all'epoca non ci sembrava che valesse la pena. Qui sul diagramma di casi d'uso il ragionamento che dobbiamo fare è diverso. Guidatore e passeggero fanno parte di un tipo di attore, condividono molte cose con un tipo di attore eventualmente più astratto, ma che cosa condividono? Azioni, azioni svolte, casi d'uso. Non tanto le informazioni, quello lo facciamo sul modello concettuale. Cioè l'ereditarietà tra gli attori non ha nulla a che vedere con l'ereditarietà tra i concetti. Concetti che contengono le informazioni che rappresentano tali attori. Qui c'è cioè, una ereditarietà è sull'accedere a casi d'uso. Quindi quando dico che non lo è in questo caso, ma se dicessi il passeggero è un tipo particolare di guidatore, direi che il passeggero è in grado di ereditare i casi d'uso, le azioni svolgibili da parte del guidatore. Quindi essenzialmente se stiamo immaginando, ci stiamo chiedendo, ha senso creare un altro attore che si chiama utente? Di cui il guidatore e passeggero siano figli, erediti, no? E la domanda significa, ci sono dei casi d'uso che potremmo attribuire all'utente e che siano svolti nello stesso modo da guidatore e passeggero e quindi vengono ereditati direttamente? Dei casi d'uso comuni, in questo caso non ne vedo. In questo caso guidatore e passeggero sono sufficientemente diversi, no, che non mi sembra utile definire nessun tipo di astrazione. Cioè se voi provaste a mettere un attore utente, dici ma io sono convinto, lo voglio fare perché mi sembra più pulito, va bene, facciamo finta di farlo. E quindi lo rappresentiamo così. È giusto o sbagliato? E la risposta è giusto o sbagliato non è a me piace di più così o a me piace di più cos'ha, a me piace più averlo o non averlo. La domanda che devo farmi è, questo serve a qualcosa? Ci sono dei casi d'uso significativi che possiamo attribuire a questo utente? Togliamo login, registrazione, cose varie che ci saranno sempre su tutto. Questi nascondiamo. Se sì, se qui sopra ci posso mettere dei casi d'uso significativi, allora lo modello. E è giusto modellarlo, per evitare di avere casi d'uso che si ripetano. Se invece non troviamo nulla, è sbagliato modellarlo così. Ok? Poi ti do la parola. Insisto su questo punto perché un pochino mi hanno riferito che sta cominciando a serpeggiare un modo che non mi piace molto di guardare questi modelli. Del tipo, sì, ma allora va bene tutto, basta che ti piaccia, no? O a me piace di più così, o a me piace di più cos'ha. Da un lato. E da un altro ci sono un gruppo di persone, quindi un gruppo di persone che cercano di convincersi che ma sì, alla fine va bene tutto. E un altro gruppo di persone che invece cerca di rimanere sull'idea che esiste la soluzione giusta e basta. Ok? Allora, sono sbagliati tutti e due questi estremi. La soluzione non esiste come nome singolare. Per qualunque problema esistono tante soluzioni, ma tantissime. Cioè voi pensate domani di voler costruire una casa, ok? Allora dici io voglio stare in quella zona, ho bisogno di tot camere, ho tot figli, ho due macchine, c'è il cane, c'è il gatto, c'è l'elicottero che deve andare sul tetto, quello che è. Avete delle esigenze, qui qua li chiamiamo requisiti. Prendete queste esigenze, portatele da un architetto. Poi da un altro, poi da un altro. Allora, se fanno il loro lavoro, tutti e tre vi danno una soluzione che soddisfa quelle esigenze. Se
se non lavorano bene fanno una cosa sbagliata. Ma io c'ho due macchine, mi hai fatto un box solo. Sì, ma perché? No. Non hai soddisfatto le esigenze. Allora, questo è ciò che stiamo facendo. Abbiamo dei requisiti e costruiamo dei sistemi che possono venire anche molto diversi tra di loro, purché rispettino tutte le esigenze e le regole di modellazione. Se l'architetto mi fa il disegno senza mettere le quote in metri, è sbagliato. Se lo fa senza fare ad esempio la superficie vetrata sufficiente o la sufficiente apertura per areare, è sbagliato. Può piacermi di più, ma il piacermi non è una variabile in gioco qui. Quindi io devo fare due cose contemporaneamente mentre progetto, sto progettando. Soddisfare i requisiti, cioè fare ciò che il cliente mi ha chiesto, e soddisfare le regole, il linguaggio, il formalismo. Finestre, i piani, le misure, esprimono in un certo modo. Allora, qualunque soluzione che rispetti queste due regole è una soluzione giusta. È una possibile soluzione giusta. Quante sono le soluzioni giuste? Tanti quanti sono gli architetti al mondo. Milioni. Quindi siamo architetti del software, ma pur sempre architetti se vogliamo. Quante sono le soluzioni sbagliate? Molte di più. Ma non esiste il mi piace o non mi piace, esiste il giusto e lo sbagliato. Allora, questo, in questo caso qui, mettere questo è sbagliato, perché non ha nulla da fare quell'attore, a meno che qualcuno vorrebbe un'idea che a me non è venuta in mente in questo momento. E quindi sulla base del criterio di minimalità dei diagrammi, che è una regola che ci siamo dati, come deve essere fatto il diagramma, deve essere non ambiguo, chiaro, minimale, eccetera, eccetera, non ridondante, quello non ci deve essere. Okay? Quindi voi vi dovete confrontare solamente con due cose mentre lavorate: i requisiti e le regole di modellazione, oltre che la vostra intelligenza. Non confrontatevi mai con la soluzione che ha fatto qualcun altro. Non cercate soprattutto mai di avvicinarvi alla soluzione che ha fatto qualcun altro. Non stupitevi se soluzioni fatte da tre persone diverse sono diverse tra di loro. Chiedetevi se sono giuste o se sono sbagliate. Magari quella lì è sbagliata, tutti possono sbagliare, non tiene conto di un fattore, non tiene conto in modo diverso. Ma se soddisfano i requisiti e le regole, sono giuste, anche se sono diverse. Ok? So che è difficile, perché vi hanno bruciato la mente i gestionali, no? Prima di me. Vi hanno abituato a ragionare in modo più analitico. Le cose sono così, 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 c'è un elenco, un modello, si applica a quello. Qui stiamo tornando invece giovani a costruire cose, non applicare modelli pensati da altri. Quindi cerchiamo di entrare in questa logica. C'è una domanda che è stata presa da 20 minuti, dimmi. No. Fondamentalmente posso ipotizzare che io certo. Un giorno la macchina, un giorno certo. La macchina. Allora, sì, è giusta la domanda. Lui dice, ma come faccio a modellare il fatto che una singola persona fisica possa essere contemporaneamente guidatore e passeggero? Cioè io posso avere la cosa, di giovedì faccio il guidatore perché ho il giorno libero, ma gli altri giorni potrei usare il servizio, quindi poter giocare i due ruoli contemporaneamente. Sì, non c'entra nulla con questo, okay? Nel senso che questi sono ruoli, è bene discuterne, questi sono ruoli che gli utenti possono assumere. Cioè tu non nasci guidatore, al primo vagito, no? Dici sono guidatore, tu sarai un utente che in un determinato momento entra con un ruolo, in un determinato altro momento tra virgolette entra con un ruolo diverso, ma non vuol neanche dire che hai due login diversi, due password diverse. Cioè tu entri in qualche modo in qualunque sistema e il sistema ti, non so come spiegarmi, ti attribuisce una serie di cappelli diversi. Tu sei entrato e hai il diritto di fare questa, questa, questa e quest'altra cosa.
A seconda della modalità con cui ti sei registrato. Che ne so, se entri su Facebook e hai aperto dei gruppi, delle pagine, tu sei sia utente normale che amministratore di quei gruppi, di quelle pagine. E quindi avrai nei tuoi menu, nei tuoi bottoni, nella tua interfaccia, la possibilità di accedere, di attivare, c'hai la voce, c'è il bottoncino, accedere a dei casi d'uso che sono riservati a un utente amministratore di pagina, a un ruolo, scusate, un attore amministratore di pagina. Quindi queste sono classi, di nuovo, non sono singole persone. La singola persona, in funzione delle proprie credenziali, delle proprie autorizzazioni, può vivere in più di queste classi, in più di una di queste classi. Tu hai l'ufficio e quindi hai il membro dell'ufficio, ufficio dello Fedge & John. E poi hai il capufficio, è responsabile di quell'ufficio, ma il responsabile è anche un membro dell'ufficio, quindi può fare entrambe le cose. In quel caso specifico è più adatto alla ereditarietà, ma in generale io posso avere, no, più ruoli diversi. È che in quel momento, mentre svolgo quel caso, lo sto facendo con un certo cappello piuttosto che un altro. Ok? Ma non esclude che la stessa persona possa in momenti diversi, quindi in casi d'uso diversi, atteggiarsi, assumere il cappello, assumere il ruolo di figura diversa, se è autorizzato a farlo. Quindi l'attore guidatore è un qualunque utente che abbia il diritto riconosciuto dal sistema di comportarsi come guidatore. L'attore passeggero è un qualunque utente che abbia il diritto riconosciuto dal sistema di comportarsi, cioè di accedere alle funzionalità, come passeggero. Da nessuna parte c'è scritto che queste due persone devono essere distinte tra di loro. Ok? Ok. Allora, a livello summary, se siamo convinti che questi siano attori significativi, in quali aree funzionali il sistema può offrire loro delle funzionalità, delle operazioni? Ricordiamoci che a livello summary quasi sempre il verbo che ci mettiamo davanti è gestire, no? O sinonimi o equivalenti. Quindi il guidatore cosa può fare? Quali macro aree può fare, può gestire? Beh, lui sicuramente potrà gestire il singolo viaggio, tutte le varie, i vari passaggi del singolo viaggio, ma poi probabilmente potrà anche in qualche modo gestire la propria iscrizione, no? Tutta la parte relativa ai pagamenti, coordinate bancarie, l'auto, cambio l'auto, e anche la propria disponibilità. Io ci vedo tre macro aree. Poi magari ragionandoci dopo le riduciamo due, oppure qualcuno magari non ci serve, però per il momento qui si va sempre in modo incrementale, no? Io ci vedo una macro area di gestire la propria iscrizione, una di gestire la disponibilità e l'altra è di gestire il viaggio. Iscrizione e pagamenti, così diamo un pochino più senso. Cioè lui in momenti diversi può fare l'amministratore di se stesso e dice va bene, allora aggiorno l'auto, il profilo, vado a vedere se i pagamenti sono corretti o no, aggiorno l'IBAN, è in uno stato d'animo. Diversamente da quando gestisce un viaggio, gestire un viaggio ha una serie di azioni molto più codificate da fare, che sono completamente diverse. E come approccio, ricordiamoci sempre un goal dell'utente dietro, no? L'approccio mentale è molto diverso, non lo porterei. E poi di mezzo c'è un giusto gestire la disponibilità,
che non sono del tutto convinto se sia un caso d'uso a livello summary oppure ce lo ritroviamo solamente a livello user goal, perché è una cosa molto semplice, sì no, quindi non è forse un'area funzionale, ma ci ragioniamo. Queste sono le, direi, tre macro aree di lavoro del guidatore. Dai. E tentativamente queste macro aree le definiamo a livello di summary. Quindi ci siamo detti, per ricordarcelo, aggiungiamo uno stereotype di tipo summary a questi tre blocchi. Va bene. Ok. Il passeggero. Quali macro aree funzionali potrà ricevere dall'applicazione mobile che scarica? Di sicuro una per gestire il viaggio, cioè faccio la richiesta di viaggio. Per gestire il viaggio per lui è molto semplice, no? Ricordiamoci cosa fa il passeggero. Se vado d'accordo con un passeggero, lui richiede il trasporto. Se va bene riceve una conferma, o se va male riceve una risposta negativa e alla fine valuta il viaggio. L'unico dubbio che abbiamo è se sicuramente queste prime tre, quindi fai la richiesta, riceve il rifiuto, riceve la conferma, fanno parte di un'unica area. Se la valutazione del viaggio fa parte della stessa area oppure no. Visto che c'è scritto il viaggio, secondo me sì, cioè non sta valutando il guidatore, poi ci può ripensare il giorno dopo, va a rivedere i propri giudizi, come farei su TripAdvisor, lo vado a correggere, aggiungo, tolgo una stelletta. Sul momento, alla fine del viaggio, lui deve dare una valutazione. E infatti, cosa abbiamo detto qua sotto con questo token che arriva in questo join? Che il viaggio non è concluso finché non viene fatta la valutazione. Non lo considero concluso. Quindi io per il passeggero ci vedo una grande area che è gestione del viaggio, gestire il viaggio. Che però devo chiamare in modo leggermente diverso. Perché sennò, scusate, era omonimo dell'altro. Sono due casi di uno diversi, ovviamente. Le cose che può fare il guidatore lì dentro sono molto diverse dalle cose che può fare il passeggero lì dentro. Anche questo è un livello summary. Se vogliamo, possiamo dire che anche il passeggero potrà gestire la propria iscrizione ai pagamenti, questo sì. Quindi potremmo riusare questo caso d'uso a livello summary. È chiaro che poi a livello user goal sono diversi. Gestire la propria iscrizione ai pagamenti, gestire la propria iscrizione è una cosa molto simile tra guidatore e passeggero. Ci avrà la password, ci avrà il login, avrà l'indirizzo, avrà la foto del profilo e altre stupidaggini del genere. Gestire i pagamenti lato guidatore è diverso da gestire i pagamenti lato passeggero. E quindi a livello user goal ci saranno alcuni casi d'uso che sono accessibili solo al guidatore e altri solo al passeggero, mentre altri che possono essere eventualmente accessibili a tutti e due. Quando faccio questa rappresentazione, quindi un caso d'uso a livello summary è accessibile più di un attore, non vuol dire che tutti i casi d'uso a livello user goal siano accessibili a tutti quegli attori. Vuol dire il contrario, che i casi d'uso a livello user goal sono accessibili
all'uno, all'altro, a tutti e due questi attori. Non sono accessibili a nessun altro. Quindi, come sempre, andando dal generale al particolare, si aggiungono vincoli. Tu quello non lo puoi fare, questo è un vincolo. Non ti metto la freccia, per cui, quindi quello non lo puoi fare. Si aggiungono vincoli o, detto in altre parole, si aggiungono informazioni, che è la stessa cosa. Si specifica meglio. Per ora do delle possibilità molto generali che non sono mai degli obblighi. E poi invece, quando entro in più dettaglio, specificherò meglio questo può far quello può far quell'altro. Ma è un'area funzionale che è accessibile a entrambi. L'ipotetico amico suo, che fa sia il guidatore che il passeggero, si ritroverà a questo punto, non deve gestirsi due profili diversi, ma uno solo. E poi in questo profilo avrà alcune informazioni di come, di quando paga, e altre informazioni di quando invece viene pagato. Il gestore che fa? Beh, noi non sappiamo, perché farà mille cose ovviamente, ma l'unica cosa che era citata nel nostro esercizio era quella della eventuale espulsione, è un compito molto simpatico, di guidatori. Quindi diciamo che potrebbe essere un gestire valutazioni dei guidatori. A livello summary. Qui poi abbiamo dei limiti, nel senso che noi partiamo da un testo di una mezza paginetta come esercizio. Il sistema vero sarà molto più complicato. Voi vedete che in queste aree funzionali, nei nostri processi, nei processi che abbiamo disegnato un paio di settimane fa, alcune aree sono delle piene. Abbiamo detto in dettaglio che cosa avviene, che cosa viene fatto. Altre aree, tipo la gestione dell'iscrizione, non ne abbiamo praticamente parlato. L'esercizio non ci portava da quella parte. Quindi non facciamoci ingannare. Nel sistema vero magari diventa più complicata quella parte lì, dove c'è tutta la parte bancaria, che non quella del viaggio vero e proprio. Noi ne vediamo una fettina, ciò che ci hanno raccontato. Siamo coerenti con quella, ecco. E però ovviamente non staremo qua a modellare tutti i casi ipotetici di chissà come potrà essere fatto se non ci viene richiesto. Gestire la disponibilità è l'unico che l'ho messo un po' da parte per ricordarvi di tornarci, mi dà qualche dubbio. Cioè, vale la pena di modellarlo come un caso d'uso a livello summary separato, oppure gestire la disponibilità fa parte in qualche modo di gestire il viaggio? A livello di processo li avevamo tenuti separati. Abbiamo un processo per il trasporto e un processo per la disponibilità. Ma è ovvio che li dovessimo lì tenere separati, perché i token sono diversi. Le attivazioni di questi processi sono disgiunte. Io posso cambiare disponibilità, se sono schizofrenico, 18 volte all'ora. Adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no. Posso attivare questa cosa quando voglio. Oppure mi metto disponibile alle 8 del mattino e mi stacco a mezzanotte. Il numero di volte, i token, no? Che corrispondono alle singole attivazioni di questo processo, non è in nessun modo correlato, questo numero di attivazioni, con il numero di volte che quest'altro processo, quello di trasporto, viene eseguito. Perché questo dipenderà essenzialmente dalle richieste. Giusto? Tra l'altro, il viaggio, il trasporto è essenzialmente associato al passeggero. Parte da lì, anzi, nel momento in cui parte il trasporto, nel momento in cui nasce questo token, io so chi è il passeggero che ha fatto richiesta, non so ancora chi sarà il guidatore che la prenderà in carico.
quindi il token non può essere sul guidatore, mentre, scusate, mentre qua il token relativo al singolo guidatore non deve rendere conto a nessuno, il passeggero non c'entra. Quindi qui erano due mondi diversi, ma questo non vuol dire che anche nello summary devono essere diversi. Qui il punto di vista è diverso, non è più quello del token, di chi lo esegue, di quante volte lo esegue, chi lo fa partire o a chi è associato come informazione il token. Qui stiamo parlando della famiglia di operazioni che il guidatore può fare. Allora, le operazioni che fa per gestire il viaggio, le operazioni che fa per gestire la disponibilità, sono due famiglie separate o una famiglia unica? Detto in altri termini, questo summary qua vale la pena di essere modellato perché dentro ha una sua complessità, una sua articolazione intrinseca o no? Dipende dal ragionamento che ci facciamo su questo gestire disponibilità. Da cosa vuol dire gestire disponibilità? Vuol dire che io preparo il mio calendario settimanale, per cui dico per ogni giorno in previsione quando sarò disponibile e quando no, poi lo posso modificare, poi ci metto le festività, poi mi integro con il mio calendario di Google o altre cose. Allora, se posso fare mille cose di questo genere per gestire la mia disponibilità, ha sicuramente senso che sia un'area funzionale. Cioè, se dentro ho tanti casi d'uso separati a livello di disaccordo. Se invece dentro questo, come l'abbiamo sempre immaginato leggendo il testo, ci sta solo un bottone, verde e rosso, uno switch, che dice adesso sono disponibile, adesso no, e qui c'è solo un caso d'uso, allora non ha senso tenere in piedi un summary, un contesto, un'area funzionale, e dentro quest'area c'è un bottone solo. Quindi stiamo di nuovo facendo il ragionamento giusto verso sbagliato, non mi piace di più così, mi piace di più così. Se ha una sua complessità sufficiente, è giusto che sia un'area funzionale, anche perché appunto mentalmente quando dico imposto le mie disponibilità, è diverso da rispondo a questo viaggio che devo fare, no, come approccio, come scopo dell'utente. Se però l'azione è una sola, non ha senso mantenere in piedi questo, no? Nel nostro caso specifico non mi sembra, per come l'abbiamo inteso, un solo switch, adesso sono disponibile, adesso no, il testo diceva in qualunque momento lui può cambiare la disponibilità, quindi un'azione istantanea, non è un'azione pianificata, regolamentata in qualche cosa che mi dica che tu non devi superare le 40 ore settimanali di disponibilità perché altrimenti diventi non più, che ne so, come sono state le cause, no, quest'estate, sul fatto che questi guidatori fossero liberi professionisti, indipendenti oppure dipendenti. E tutto si è giocato sul numero di ore di lavoro, cioè se ti obbligano a fare 8 ore e non puoi scegliere in totale autonomia l'orario, allora sei indipendente, anche se il tuo contratto dice diversamente, no? Quindi non sono speculazioni così accademiche, ma in questo caso no, è tutta decisione fatta in real time senza nessun vincolo particolare, e quindi c'è un caso, ci sarebbe un solo caso d'uso a livello di user goal, per cui non ha senso tenere in vita quest'area funzionale. Per cui magari io dico cambio un pochino il nome di questo caso, di questa area funzionale, di questo summary, e cancello l'altro. La faccio ricadere lì, la faccio rientrare lì. Poi, se il nostro progetto ha successo e tra due anni siamo ricchissimi e vogliamo aggiungere quella funzionalità, riaggiungeremo l'area funzionale, il caso d'uso a livello summary, e lì dentro ci faremo tante belle cose. I requisiti del sistema sono un documento dinamico, cresce con il crescere del sistema. Il sistema che stiamo descrivendo oggi, che stiamo fotografando oggi con questo documento, non ha quell'area funzionale. Allora, questi mi sembrano i casi d'uso a livello summary principali. Per ciascuno di questi abbiamo imparato che dobbiamo fare un diagramma dei casi d'uso a livello di user goal, che si chiama quel nome a cui partecipano, possono partecipare ai vari casi d'uso a livello di user goal, gli attori che sono indicati qua, a livello summary. Quindi,
Partiamo da quelli più interessanti: gestire la disponibilità del viaggio e gestire il proprio viaggio. Gli altri sono più amministrativi, ma poi soprattutto abbiamo meno da dire perché il testo dell'esercizio non ne parlava più di tanto. Gestire la disponibilità del viaggio, allora creo un nuovo diagramma di casi d'uso. E lo chiamo, se riesco a beccare quel punto, gestire le disponibilità e il viaggio. Questo qui lo elimino perché non esisteva. Gestire la disponibilità del viaggio è un caso d'uso del guidatore. Quindi vado a prendere il guidatore e lo metto qua dentro. Ricordatevi di non creare un attore nuovo, ma di pescare l'attore che avete già creato, perché è lo stesso, è sempre lui. E basta, c'è solo lui come attore in questo caso d'uso. Summer Levy diceva che gestire la disponibilità del viaggio è accessibile solo agli utenti che abbiano la qualifica di guidatore. E allora mi chiedo, nel gestire le disponibilità del viaggio che cosa può fare? Beh, sicuramente quello che avevamo bocciato prima a livello summary ci rientra a pieno titolo a livello di user goal, quindi aggiornare la disponibilità. Poi cosa può fare? Andiamo a vedere, ci aiuta di molto il processo. Il guidatore cosa può fare? Riceve e accetta o rifiuta una proposta di viaggio. Allora, queste due fasi del processo fanno parte di un caso d'uso unico. Giusto? Solo ricevere la richiesta non è un caso d'uso. Che obiettivo ha da parte dell'utente? Piuttosto questa ricezione di segnale è un trigger per l'attivazione di un caso d'uso. Io sono lì fermo in un parcheggio, oppure sto leggendo il giornale o chiacchierando con gli altri alla fermata. Mi arriva un messaggio e allora io a quel momento mi dice: viaggio da quel punto a quell'altro punto, accetto e rifiuto. Allora, la ricezione del messaggio e della notifica nell'app è il primo passo che porta all'obiettivo di accettare o rifiutare il viaggio. Una serie di interazioni molto breve, ma il primo passo, cioè la ricezione della notifica, non è di per sé, non ha un obiettivo di per sé. Per l'utente. L'obiettivo per il sistema è avvisare l'utente, il guidatore in questo caso, ma a noi non ci frega niente gli obiettivi del sistema. L'obiettivo dell'utente non è: ah, che bello, ho ricevuto una notifica. Perché? In questo caso, forse la notifica è ricevuta, hai vinto la lotteria, allora sarà il mio obiettivo, anche solo la ricezione della notifica stessa, o un'informazione in più che mi serve. Ma questa informazione non è compiuta. Non è completa se non do la risposta accetto o rifiuto. Quindi io queste due azioni le descrivo con un solo caso d'uso. È una sequenza, in questo caso molto breve, di interazioni tra utente e sistema che inizia con una notifica del sistema, quindi con un trigger esterno all'utente. Non è l'utente che decide quando parte il viaggio, è il sistema che gli manda un messaggio dicendo: adesso sei pronto? E si conclude con l'accettazione o il rifiuto. Come lo chiamiamo questo caso d'uso? Lo possiamo chiamare, ricordiamoci la frase che diciamo per grammaticalmente costruire le frasi, la struttura sintattica delle frasi: il guidatore interagendo col sistema vuole accettare o rifiutare le proposte di viaggio.
Quindi non c'è una corrispondenza 1-1 tra azioni del modello di processo e casi d'uso. Ci deve essere un mapping molto stretto, ovviamente, ma non è 1-1. A volte ci sono azioni singole a livello di processo che si mappano su più casi d'uso, perché magari sono azioni che sono descritte in modo molto ad alto livello e poi nella pratica richiedono tipologie di interazioni diverse, oppure invece due o tre azioni che, soprattutto quando costruisco dei cicli, cose di questo genere, o due o tre nodi che nel loro complesso in realtà fanno una cosa sola. Poi cosa fa ancora il guidatore? Beh, deve fare le altre operazioni che sono conferma di aver preso a bordo il passeggero, conferma la conclusione del trasporto. Lui deve dare a un certo punto due conferme. Allora, la domanda che ci possiamo fare è: ma queste due azioni di conferma sono un caso d'uso solo a livello user goal o sono due casi d'uso diversi? Uno o due? Cioè, faccio un caso d'uso che chiamo il guidatore conferma oppure ne devo fare due? Uno, due, sulle dita. Un ditino, due ditino. Dal punto di vista dell'utente, questo è un caso duro. Quella è la domanda che dobbiamo farci. Dal punto di vista del guidatore, l'aver confermato di aver preso a bordo il passeggero conclude, dà una conclusione di senso compiuto all'interazione che ha fatto con l'app, col sistema, oppure quell'interazione rimane in sospeso finché lui non fa anche quest'altra cosa? È conclusa. Cioè, nel momento in cui lui fa questa conferma, per lui il viaggio è iniziato, ce l'ha a bordo, l'ha confermato, adesso deve pensare a guidare. Ciò che rimane in sospeso è il viaggio, non l'interazione. Il caso d'uso è una sequenza di interazioni di senso compiuto che raggiunge un obiettivo sensato per l'utente. Un caso d'uso non si stende mai su ore, o non ha delle grosse pause, inizia e finisce, si conclude il momento di interazione del sistema. Il caso d'uso può essere attivato indipendentemente uno dall'altro. Quindi questi sono due casi d'uso separati, indipendenti. Vedo facce non convinte, se mi aiutate a capire perché. Le alternative quali sarebbero? Sarebbero fare due casi d'uso. Il guidatore, interagendo col sistema, desidera confermare che ha preso a bordo il passeggero, e il guidatore, interagendo col sistema, desidera confermare che, adesso la metto l'H, ha terminato il viaggio. Prima ho parlato di Facebook, sono sparite da. Questo è un modo. L'altro modo, ci stiamo chiedendo prima qual è più giusto, è il guidatore intende confermare cosa? Il completamento del viaggio. Cioè, se devo mettere insieme, sono un po' in imbarazzo a trovare le parole qua, se devo mettere insieme questi due, qual è l'obiettivo? È un obiettivo complessivo,
che ha svolto il viaggio, no? A quel punto, che averlo svolto significa che l'ho preso, l'ho posato, possiamo chiamarlo così, confermare di aver svolto il viaggio. Però fatico a dare un significato a questo. Cioè, provate a immaginare la descrizione che daremo poi, no? Delle varie fasi di interazione. Allora, ti sale l'omino in macchina, ah, buongiorno, buonasera, lei, ok, partiamo, allora l'indirizzo è questo, va bene, confermato, partiamo, schiacci un bottone. Allora, tutto il chiacchiericcio non c'è nel caso d'uso, ovviamente, perché non è interazione tra utente e sistema, ma nel caso d'uso ci sarà il guidatore che a un certo punto schiaccia un bottone, conferma che sta partendo. Poi il caduto rimane lì appeso per 20 minuti, il tempo del viaggio. Dal punto di vista del sistema non è un problema avere un'azione in cui l'azione successiva avviene 20 minuti dopo, anche avvenisse 20 anni dopo, se non manca la corrente va bene. Il problema è il contesto mentale dell'attore. Cioè è lì che sente ancora di avere in sospeso un'azione, l'interazione col sistema, che il fatto che l'app ce l'ha aperta, nel frattempo magari ce l'ha 6 telefonate, legge una mail, non si fa mentre si guida, ma e però sa che ha quell'interazione lì in sospeso? Non mi sembra. No, in caso d'uso non stiamo facendo un corso di psicologia qua, no? Però quando diciamo le cose dal punto di vista dell'utente dobbiamo metterci nella mente dell'utente, dire cosa sta pensando in questo momento, qual è per lui il suo obiettivo a breve termine. Ricordatevi il discorso del bancomat che dicevamo la volta scorsa: una volta che ho i soldi in mano non me ne frega più niente, ho raggiunto l'obiettivo, poi magari dimentico lo scontrino, altre cose. E qui è la stessa cosa. So che devo dare questa conferma, oh, terra a terra, perché il tassametro gira. Fosse un tassista tradizionale, direi fai partire il tassametro. Quella sì che è un'azione di senso compiuto per lui, è un obiettivo tangibile. E poi c'è l'altro, ferma il tassametro e fatti pagare. Sono separati, no? Sono due obiettivi diversi che lui si pone, adesso faccio questo. Il tutto nel contesto più ampio di un processo che è un viaggio. Un processo è fatto di tanti momenti e ogni momento ha la sua intenzione specifica. Io non riesco in nessun modo, poi magari qualcuno di voi è più bravo di me, a spiegarmelo, a convincermi, ma non riesco in nessun modo a vedere in modo unitario queste due azioni diverse e mettere dentro un'unica intenzione dell'attore. Ok? Quindi secondo me questo, dico secondo me per democrazia, ma in realtà questo è sbagliato. Questi sono, direi, 4 casi d'uso accessibili al guidatore a livello user goal, e ci siamo messi d'accordo che user goal non lo stiamo a scrivere come stereotipo ogni volta, perché per noi è il default, nell'area com'è che si chiamava? Gestire la disponibilità e il viaggio. Chiamo anche un nome a questo use case, perché se no, ma perché mi fai sempre questi scherzi? Questo use case qua lo chiamiamo così, anche lui. Non mi pare ci sia altro, adesso do un cronocchiata al trasporto. No, una volta che ho dato la conferma, tutte le parti di pagamento vengono a sua insaputa. Il diagramma di casi d'uso
sullo stesso piano tutte le azioni possibili, tutte le interazioni possibili. Non vuol dire che siano tutte possibili sempre, perché ad esempio confermare che ha preso a bordo il passeggero lo puoi fare ovviamente solo dopo che hai accettato una richiesta. Questo me lo dice il processo. Immaginate che questi sono i bottoni che hai, le icone che hai, le voci di menu che hai disponibili, ma non tutte sono disponibili sempre. Alcune sono grigie, non sono attive in quel momento. Perché? Perché non hai fatto una certa operazione prima. No, anche qui c'ho l'icona salva che adesso è attiva, ma se la clicco poi diventa non più attiva. Il caso d'uso salva, io ce l'ho, ma in alcuni momenti non è disponibile, perché a livello di processo il sistema è impostato il documento salvato non più modificato, e quindi quel caso d'uso, pur essendoci, in quel momento non è disponibile, non ha la precondizione necessaria per poterlo attivare. Okay? Quindi da qui vedo le cose che l'utente può fare, non vedo quando le possa fare, quali siano le condizioni per cui le possa fare o no. Per sapere questo devo andarmi a leggere il processo corrispondente, dove qui è andato. Vedo chiaramente che questo non lo posso fare se non ho fatto l'altro prima, e questo non lo posso fare se non ho accettato prima. Quindi il processo insieme eventualmente in aggiunta alle precondizioni che indico nella narrativa del caso d'uso, in cui specifico le condizioni ulteriori. Quell'insieme, l'end, no, di queste due informazioni, dove il caso d'uso viene richiamato all'interno del processo e le precondizioni che il caso d'uso stesso dichiara, sono quelle che determinano poi se effettivamente quell'azione è attivabile dall'utente. Ad esempio, il fatto di accettare la proposta di viaggio non è attivabile se lui non ha dichiarato la disponibilità. In realtà questo è semplice, perché il sistema semplicemente non gli farà arrivare delle richieste, perché questo è un caso d'uso attivato dal sistema. Vediamo lato viaggiatore invece. Lato viaggiatore, noi abbiamo un caso d'uso che si chiamava gestire il proprio viaggio, che richiede, che è accessibile al passeggero. Attore primario, passeggero. Area funzionale, caso d'uso, livello summary, gestire il proprio viaggio. Casi d'uso a livello user goal. Diamo dare un'occhiata al processo. Dove è andato? Trasporto. Allora, adesso andiamo a vedere cosa faceva il passeggero. Fa una richiesta, riceve il rifiuto, riceve la conferma, valuta il viaggio. Queste sono le azioni che può fare. In termini di obiettivi utente, come le raggruppiamo? La valutazione lo vedrei a parte. Ma questi primi tre sono un caso d'uso unico. Cioè non ho un caso d'uso, fai la richiesta e poi più avanti ho un altro caso d'uso, ricevi la risposta. Andrebbe bene se io facessi una richiesta, tipo quella della GTT, faccio la richiesta oggi e poi aspetto settimane e poi in un altro momento vado a vedere la risposta.
questo sistema è fatto per essere per lavorare in tempo reale. Per cui quando io faccio una richiesta in un sistema di questo genere, faccio la richiesta e mi aspetto di vedere la risposta. Per me la richiesta non è conclusa fino a quando non ho la conferma oppure la negazione del servizio. Se faccio richiesta, non fate richiesta e poi la metto in tasca e poi tra un po' andrò a vedere, no? Dal punto di vista utente considera, cioè, se tu mandi una mail puoi mandare la mail e metterla via e poi arriva la risposta, ma il momento in cui l'hai mandata per te è chiusa con l'interazione. In questo caso invece no. Cioè, immaginate, se facciamo sempre paralleli con cose più semplici, quando io telefono ai taxi, avete mai chiamato un taxi per telefono? Dice: senta, io avrei bisogno di un taxi da quel punto a quel punto, le faremo sapere e ti mette giù. No, no, ti dice 2 minuti arriva. O se avete dovuto chiedere dei taxi in posti non particolarmente urbani, non in città, e quindi non è garantito che ci sia un taxi vicino, ti dicono resti in linea. Allora loro fanno le chiamate, chi è disponibile ad andare fino a Brandizzo, sì, no, e loro ti dicono sì, no, non abbiamo trovato nessuno, oppure c'è qualcuno e arriverà magari tra 10 minuti. Però non è finita la prenotazione finché non è la conferma in questo tipo di processo. Ok? Quindi il caso d'uso, in questo caso, è un caso d'uso unico che dal punto di vista del passeggero è una cosa contestuale, diciamo istantanea, quasi istantanea, non è che si pretende una risposta in mezzo secondo, ma in meno di 10 magari sì, o 30 massimo, poi si stufa, che in realtà coinvolge azioni anche dal punto di vista del processo relativamente distanti tra di loro, perché nel frattempo il processo ha lavorato, ha coinvolto anche altri attori. Cioè, per poter dire sì o no, devo avere un'accetta da almeno un guidatore oppure un rifiuto da tutti i guidatori che stanno nel circondario. Ok, però questo non ci interessa. Dal punto di vista dell'utente, lui non sa qual è la complessità del sistema. Cioè, se fossero taxi ordinari, la centrale sa chi è fermo in quale stazione, quindi ti sa dire senza interrogare il guidatore, sì. E poi ti sa il guidatore, guarda che ho deciso che tu devi andare lì. Tu non può dire no, non c'ho voglia. Se è in ambito urbano è a disposizione della società. Qui il modello è un po' diverso, ma l'aspettativa utente no. Quindi ci vedrei due soli casi d'uso, accessibili al passeggero. Uno, che verbo avevo usato là, usiamo qualcosa che lo richiami, scusate, ma la mia memoria fa una richiesta, bla bla bla. Quindi fare una richiesta di trasporto. E poi l'altro è valutare il viaggio. Fare una richiesta che comprende anche ricevere la risposta è un'unica sequenza di interazioni che si conclude con la soddisfazione del passeggero nel sapere che il suo viaggio, che il suo autista sta arrivando oppure che non ci sono autisti che arrivano. Una soddisfazione magra, ma pur sempre una chiusura, no, dell'interazione. Poi a distanza di tempo, quando lui deve scendere, devo ricordarmi di valutare, quindi si dà un altro compito. Una volta che ha dato i voti lo può dimenticare, ma sicuramente la valutazione non fa parte della richiesta di trasporto. Sono entrambi compitini, intenzioni che il guidatore deve darsi, una all'inizio e l'altra alla fine del viaggio, per completare il viaggio.
Le altre fasi del trasporto, cioè conferma che è partito, conferma che è arrivato, eccetera, non coinvolgono il passeggero. Può piacerci o no, nel senso che il guidatore potrebbe dire sì sì l'ho caricato, sì sì l'ho fatto scendere, e lui è ancora là che aspetta, ma nel frattempo gli togliamo i soldi della carta di credito. Il processo dice questo, non è proprio il massimo della sicurezza. Magari a quello serve il fatto che finché non avviene la valutazione non può avvenire il pagamento. Vabbè, non è a prova di falla questo sistema, questo processo. Questi sono, direi, i due insiemi di casi d'uso centrali, più importanti, che coprono una buona parte dell'attività. Poi c'è la parte sulla disponibilità, l'abbiamo vista, valutazione dei guidatori. Questa parte qua sarebbe l'unico caso d'uso che possiamo immaginare qua dentro. Se io facessi il diagramma di casi d'uso a livello user goal per gestire la valutazione dei guidatori, onestamente non saprei cosa metterci. Nel senso che il testo diceva una mezza frase, e quindi sulla base di questa mezza frase, a livello di processo, abbiamo messo, se vi ricordate, un'attività complessa, dicendo, beh, poi qua questo processo sarà un processo articolato, non è che chi ha meno di 6 viene bocciato via e basta, senza possibilità di appello, essere dire la sua, o essere ripreso, non lo so. Avevamo messo, questa è un'attività complessa, ma non l'abbiamo dettagliata, perché al momento non avevamo informazioni sufficienti. Ci siamo fermati a un certo livello. La stessa cosa io faccio qui. Sulla base delle informazioni che ho, posso fare un diagramma a livello di user goal di questa area funzionale? No. Potrei inventare in modo totalmente arbitrario, ma non è quello che stiamo facendo. Progettare non è inventare. È soddisfare dei requisiti. Se i requisiti non li ho, mi fermo un attimo e vado a prendere i requisiti, vado a raccoglierli. Ma senti, su questa cosa qua come facciamo? Va bene questo, magari ti faccio una proposta, ma finché non è concordato a livello dei requisiti non ha senso andare avanti a livello di progetto. Quindi questo siamo obbligati per il momento a lasciarlo così. A livello di documentazione quello che potremmo fare, a livello testuale, narrativo, è di fermarci al brief. Sappiamo qual è l'intenzione, sappiamo qual è l'attore, e possiamo dare una descrizione di 3-4 righe su che cosa succede qua dentro. Poi non possiamo entrare nel dettaglio dell'interazione. Ciò che si può fare a livello summary, quasi sempre, è fermarsi a livello brief. Poi a livello user goal si entra nel dettaglio dello scenario di successo. In questo caso non riusciamo a entrare a livello... E così come anche a questo livello qua. Non sono, anche quest'area funzionale non è sufficientemente, secondo me, elaborata nel testo per permetterci di vedere quali sono i casi d'uso. Gestione della propria iscrizione ai pagamenti, qui c'è tutta la parte del profilo, della password, dei dati bancari, eccetera, dove non c'è scritto nessuna parte come vengono raccolti, come vengono gestiti, come vengono aggiornati. E pagamenti, l'unica cosa che si sa dei pagamenti è che avvengono in automatico. Sulla base probabilmente, anzi probabilmente, questo c'è scritto nel testo, di informazioni tipo l'IBAN per il guidatore e la carta di credito per il passeggero che sono state fornite in fase di registrazione. Ma di sicuro, quindi io qua dentro ci potrei solamente mettere, sulla base delle informazioni che ho, un caso d'uso a livello di user goal che è registrazione utente, che fornisce tutte le informazioni. Ma poi sicuramente ci sarà una funzionalità per poter vedere le proprie spese, vedere i propri incassi, aggiornare informazioni, tutte quelle che al momento non conosco, no, non facevano parte del nostro obiettivo. Troverete frasi, ad esempio mi pare che sia proprio scritta così nel laboratorio di oggi, di fare il diagramma di casi d'uso e poi scegliere, mi pare, i tre casi d'uso più significativi, o due in questo caso, casi d'uso più significativi e provare a fare una descrizione testuale, no? Più significativi rispetto ovviamente alla descrizione del testo che vi viene dato. Ok, da qui in avanti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo
prendere i casi d'uso a livello di user goal e per ciascuno di questi provare a fare una descrizione di dettaglio. Quindi giovedì sapete già cosa faremo. Oggi, se non ci sono domande, direi che riusciamo a finire anche 4 minuti in anticipo.